Case popolari, modifiche alla legge. Qualità dell'aria, dibattito in aula. Delegazioni a Palazzo Lascaris. Nella seduta del 28 febbraio, l'assessore all'ambiente, Alberto Valmaggia, ha svolto una comunicazione in Consiglio regionale sull'inquinamento atmosferico e la qualità dell'aria, cui è seguito un ampio dibattito. L'assessora alla cultura Antonella Parigi ha poi relazionato sulla mancata adesione del MIBACT alla Fondazione per il Salone del Libro, che, ha assicurato, non avrà conseguenze sulla prossima edizione della manifestazione. Nella pausa dei lavori sono state ricevute a Palazzo Lascaris 3 delegazioni. Nel pomeriggio l'Assemblea ha iniziato l'esame del disegno di legge che modifica le norme sugli sfratti dalle case popolari per morosità incolpevole. In copertina! L'Aula di Palazzo Lascaris ha avviato l'esame del disegno di legge che modifica alcune norme in materia di edilizia sociale, in particolare quelle sugli sfratti, che oggi vengono avviati dopo 3 mesi di morosità. La nuova norma sospende i procedimenti in corso per permettere a comuni ed enti gestori di valutare le singole posizioni e avviare lo sfratto solo nei confronti di chi è in grado di pagare il canone. L'esame del provvedimento prosegue nella prossima seduta. Il 28 febbraio l'assessore all'ambiente Alberto Valmaggia ha fatto il punto in aula sull'inquinamento atmosferico. Partendo da un piccolo excursus storico, ha sottolineato il forte calo dello smog negli ultimi decenni e ha annunciato a breve un nuovo piano di qualità dell'aria con l'introduzione di provvedimenti strutturali. Al termine della comunicazione si è aperto il dibattito con l'intervento di tutti i gruppi. Bocciato l'ordine del giorno dei Fratelli d'Italia che proponeva di sospendere il pagamento del bollo auto per i giorni di blocco. Invece di gareggiare a chi impone maggiori blocchi del traffico tra regione di centrosinistra e 5 Stelle al Comune, qui in Consiglio regionale avrebbero dovuto approvare la nostra proposta di riduzione del bollo auto per le auto bloccate nei giorni di limitazione al traffico. Purtroppo non è avvenuto, evidentemente qui siamo quasi gli unici a pensare alle tasche e alla mobilità dei torinesi. La qualità dell'aria non attende spesso le nostre misure strutturali, ma è vero che serve un nuovo piano per la qualità che ha più di 14 anni e noi abbiamo chiesto prima di tutto di fare delle misure che tendano a limitare i diesel più inquinanti, arrivare subito a un nuovo parco mezzi, soprattutto su ferro, sia per i treni che per i mezzi pubblici delle grandi città come Torino. Abbiamo ricordato che 10 flotte solo a Torino costerebbero 200 milioni di euro, quindi un decimo di quello che potrebbe costare la seconda linea metropolitana. E poi servono delle misure ancora più strategiche, serve aumentare la pedonizzazione, la moderazione del traffico, ma soprattutto serve investire sul trasporto pubblico locale perché sia effettivamente un'alternativa oggi ai mezzi più inquinanti. Nella pausa dei lavori del Consiglio regionale, il 28 febbraio, sono state ricevute a Palazzo Lascaris 3 delegazioni. I vicepresidenti dell'Assemblea, Daniela Ruffino e Nino Boeti, hanno ricevuto i sindaci di Borgaro, Caselle, Leini e Settimo, che hanno esposto le criticità sull'istituzione del Comune di Mappano. L'assessore alle politiche sociali Augusto Ferrari, con la presidente della commissione urbanistica Nadia Conticelli, ha poi ricevuto alcuni rappresentanti degli stabili ATC di via Giacomo Dina a Torino che hanno segnalato anomalie sul consumo dell'acqua. Infine, l'assessora alle attività produttive Giuseppina De Santis e il presidente della commissione lavoro Raffaele Gallo hanno incontrato le rappresentanze sindacali del consorzio Eurofidi, oggi in liquidazione, sul rischio di licenziamento per 215 dipendenti e pesanti conseguenze per tutto l'indotto.